avendo fatto diverse richieste e sollecitazioni di atti contabili e finanziari, senza mai avere nessun tipo di risposta. In particolare, rendicontazione comunale della gestione idrica e relativa alle istruzioni, rendicontazione del consorzio unico del bacino e uso scelerato e spendere di soldi dei cittadini per la realizzazione del triste di oggi, sempre stato in scarica a cielo aperto. Il bilancio consuntivo, che oggi è all'esame del Consiglio, è un bilancio palesemente negativo. D'altronde basterebbe leggere attentamente la relazione delle revisioni dei conti per comprendere che questo comune, per effetto di una gestione all'epoca, è praticamente in dissesto. Infatti il testo unico degli enti locali definisce enti strutturalmente deficitari, cioè in dissesto. Quello contenente parametri e obiettivi dei quali almeno la metà presentano valori deficitari, cioè non raggiunti, cioè negativi. I parametri sono 10, in base alla certificazione del responsabile del servizio, dottor Ernesto Di Mattia e la dottoressa Fare di Cocco, i parametri sarebbero 4. Secondo l'organo di revisione, vedersi la conclusione del revisore, i parametri negativi sarebbero 5 su 10. Secondo il mio modesto avviso, i parametri non aggiunti e quindi deficitari e quindi negativi sono più di 5. Ne cito solo uno, il parametro numero 8, cioè consistenza debiti fuori bilancio superiore all'1% dell'entrata corrente dell'ultimo triennio. Chiedo come si fa ad accettare questo parametro se non si è dato a conoscere i debiti fuori bilancio, così come confermato anche dalla relazione delle misure. Non vorrei che la mancata comunicazione degli uffici dei vostri fosse uno scomodaggio, il solito trucchetto, per evitare che questo parametro concorresse a far sì che il comune non fosse dichiarato strutturalmente deficitario e quindi sul numero del dissesto. Dalla rendicontazione si evince un avanzo di amministrazione pari a 450.000 euro. Invito il signor Sindaco a non impegnare questo avanzo sulla base di scritture non rispondente al vero. Comprendo che il signor Sindaco esercita tutta la sua capacità persuasiva nei confronti di alcuni consiglieri, ma stiamo approvando un documento che determinerà serie conseguenze per la cittadinanza e per coloro che i quali si assumeranno la responsabilità di votare a favore. Invito l'assessore al bilancio e il presidente della commissione della trasparenza che si adoperino affinché rendano pubblico la reale situazione finanziaria che versa questo comune e lavorando affinché si trovino rimedi al fine di evitare un aggravio indecifrabile di tasse nei prossimi anni nei confronti della nostra cittadinanza. Invito i consiglieri comunali tutti prima di votare, a pensare ai loro figli, alle loro famiglie e soprattutto a rispettare la propria cittadinanza. Questo bilancio, a mio avviso, lo rende invotabile. Primo, perché la relazione del revisore è negativa. Secondo, l'avanzo di amministrazione non è veritiero. Terzo, i residui non sono realizzabili perché non accertati, perché si riferiscono a tempi vecchi e quindi prescritti e mai recuperabili. Quarto, le innumerevoli inadempienze per gravi irregolarità contabili e finanziarie evidenziate dalla revisione. Quinto, il comune è praticamente in dissesto. Per quanto mi compete, al fine di porre fine a queste responsabili azioni amministrative, salvaguardare il merito del nostro cittadino, trasmetterò personalmente tutti gli atti consigliari e tutto quello che ha in mio possesso alla Procura della Corte dei Conti, alla Prefettura di Caserta, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Comando Generale Guardia di Finanza.